Oh ragazzi, mi raccomando, su col morale, animo, ci vediamo. Ciao Francesca. Ciao Giovanni. Tutto a posto? Certo, come sono oggi? Sono un po' mosci, ma tu li sei tirati su, quindi te li lascio volentieri per l'ultima volta. Ah, che emozione, l'ultimo giorno di scuola. Te scherzi, ma loro se la fanno sotto per la paura dell'esame. Vai dentro e poi mi dirai. Ciao, ciao. Ci vediamo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Là, che corretto, che accoglienza ufficiale. Allora non siete mosci, come dice il professor Zonta? Mosci no, ma muti sì. Seduti. Che succede? Hanno tutti paura della maturità. No, non è vero. È solo che questo è l'ultimo giorno e non la vediamo più. Ma piantala di fare la lecchina. Ragazzi, vi prego, cercate di andare d'accordo almeno oggi. E tornate normali, perché così siete insopportabili. Ah. 3, 2, 1. Buongiorno, Alice. Buongiorno, mi scusi, ma è successo che stavo... Sei un fulgido esempio di coerenza, in ritardo fino alla fine. Sì, professoressa, ma è successo appunto che stavo... No, no, non lo voglio sapere, a me basta sapere che è l'ultimo ritardo che puoi fare con me. Sì, ma questa volta il motivo è che stavo... Il motivo è che sei caduta per le scale, ti è rimasta incastrata la mano nella macchinetta del caffè, ha telefonato il gatto che ha le coliche, hai litigato col tuo fidanzato e sei stata intrattenuta da un alieno qui fuori dalla porta, nient'altro? Sì, cioè che io non volevo l'ultima ora, però, cioè... Vabbè, lasciamo perdere. Sì, lasciamo perdere. Stefano, Laura, scusate, non volevo interrompere, se diamo fastidio usciamo tutti. Mi scusi, professoressa, ma mi ha chiamato lui. Brava, Laura, si fa così, è sempre colpa dell'uomo. Comunque rimani pure girata, perché conosco meglio le tue spalle della tua faccia. Quanto sono belli, è un grande amore che durerà sicuramente per... 2 mesi? Chi offre di più? 2 mesi, 2 e mezzo, 3, 4... Tutta la vita! Tutta la vita! Bene, ultimo giorno di scuola, ultima ora. Vi rendete conto? Per esempio, voi due là in fondo, vi rendete conto che potrebbe essere l'ultimo giorno di scuola anche per voi? O magari preferite tornare quest'altro anno perché vi è piaciuto troppo? No, 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 non scherziamo, eh? Non scherziamo, prof. Torniamo a Ungaretti. Scusi, ma fin dove c'era da studiare? Non so se ho capito bene. Ma quando mai hai capito qualcosa? Non capisci mai niente. Bene, allora interrogo. Vediamo chi viene. Susanna? Sei preparata, Sungaretti? Professoressa, io non sono tanto pronta. Professoressa, è un caso disperato, non si preoccupi. Quindi non posso interrogare, non posso spiegare. Che facciamo? Prof, io un'idea ce l'avrei. Anch'io. Quella di farti bocciare alla maturità, ma solo per l'immenso piacere di rivederti qui quest'altro anno. Prof, per fortuna non mi vuole così bene. Attento, perché mi affeziono subito. Allora ragazzi, perché non ci salutiamo con qualcosa di significativo? In fondo ci siamo anche divertiti, no? Ci siamo anche divertiti, vero Robby? Robby, ci siamo anche divertiti, Robby! Ci siamo anche divertiti, vero Robby? Prof, sì sì, ha ragione, ci siamo anche divertiti, sì. Ecco, e allora che cosa vi resta di tutti questi anni? Delle paure, delle ansie, delle lacrime, delle risate? Ve lo siete mai chiesti? Io mi auguro che qualcosa di quest'aula vi rimanga nel cuore, naturalmente compresa la sottoscritta. Lo vogliamo bene, prof. Nonostante tutto. Nonostante tutto, bocciata pure tu. E dopo questa spontanea manifestazione d'affetto, torniamo a quest'ultima ora, perché voi siete in una fase fondamentale della vostra vita, in un momento importantissimo, e io so esattamente a che cosa state pensando. Anche noi. Alla maturità avete in mente soltanto questo, sbaglio? Basta aver studiato in tutti questi anni. Io sono tranquillissima. Ma te l'abbiamo chiesto? Potete dire quello che volete, ma la maturità è il primo e vero proprio ostacolo che troverete nella vostra vita. E non sperate di arrivarci in perfetta forma, perché non succede mai. Prof, posso uscire? Alla parola maturità, Chiara si è sentita male. E poi erano già 10 minuti che non me lo chiedevi, io ero preoccupata. Ma la novità dell'ultima ora è proprio questa. Non puoi uscire, oggi te la fai addosso. Chiara, sto scherzando, esci. No, aspetto ancora un po', è lo stesso. Ah, puoi resistere? Allora mi hai preso in giro per tutti questi anni. Dunque, noi siamo qui
grazie ad una donna, giusto? Capita sempre tutto grazie alle donne. È per questo che il mondo va così bene, tutto a rotoli. Ma va! Elisabetta Renzi. Partiamo da qui. Saludecio, dovreste conoscerlo questo nome, no? Prof, sono Anni che viene qui dalla maestra Pia. Questo nome l'abbiamo già sentito, non si preoccupi. Calmina, intanto smetti di mangiare per un secondo. E poi non volevo mettere in dubbio la vostra cultura, ma mi piace sottolineare che è da un'intuizione di una donna che adesso siamo qui insieme. Qui, lì, dove? A Saludecio. Tutti sanno dov'è Saludecio. E queste colline fanno da sfondo alla nascita e alla crescita di questa ragazza. Quindi se non ci fosse Saludecio, non ci saremmo neanche noi. È vero, Roberta? Saludecio, sì sì, lo conosco, non dovrebbe essere lontano. Sì, buonanotte Roberta, se aspetto te sto fresca. No, prof, no, ho capito che Elisabetta è nata a Saludecio. Quindi se non ci fosse Saludecio non ci sarebbe neanche la Louisiana. Ma come sarebbe a dire la Louisiana ti sarebbe con o senza Saludecio? Mi sa che vi devo spiegare un paio di cose. La prima, è inutile che continui a fare la polemica. La seconda, c'è qualcosa di molto importante di cui vorrei parlare con te e con tutti gli altri. Ma cosa dobbiamo fare, prof? Dobbiamo mica prendere appunti. Lori, non l'hai fatto per 5 anni, vuoi cominciare adesso? Niente appunti, provate semplicemente a seguirmi, con la testa ma soprattutto con il cuore. E se riuscite a seguirmi con il cuore, potete seguirmi dappertutto. Allegra, perché sai che il buon Dio ti ama, perché sai che noi abbiamo il cielo davanti a noi. Avete capito bene? Potete seguirmi dappertutto. Excuse me, ma'am. Can you come in just a minute, please? Help me. Are you listening? Ascoltate bene la vostra professoressa. Chiaro, no? Ma adesso dov'è, professoressa? Non si confonda le idee. È di nuovo in Italia. Lo si capisce subito? Quella è Mondaino. La riconosco perché ci sono i miei nonni. Esatto, Cecilia, è Mondaino, perché è proprio qui che si trasferisce Elisabetta da piccola con la famiglia. E da ragazzina viene educata in questo monastero di Clarisse. Si chiamavano educande le ragazze di buona famiglia a cui le suore davano un'istruzione e un primo avviamento ai lavori domestici. Pensa se fosse capitato a te, cara Valeria. Avrei fatto la mia bella figura anche lì. Ma qui non si tratta di fare bella figura. Qui parliamo della vita, della nostra vita. Ma in questo momento avete soltanto lo spauracchio della maturità. Che paura la maturità, prof? Noto con piacere che non t'ha tolto l'appetito. Ma io vorrei parlarvi di Elisabetta Renzi, perché può aiutarci a capire la nostra vita, il nostro percorso. Per esempio, immaginate che questa retta sia il percorso scolastico che avete fatto in tutti questi anni. Insomma, diciamo che non per tutti è andata così, eh? Magari per qualcuno è andato così, per qualcun altro è andato così, per qualcuno è andato così! Vabbè, più o meno. E ora immaginate che questa linea sia la vita di Elisabetta Renzi. Avrà avuto le sue gioie, i suoi dolori, i suoi impegni, i suoi esami. E poi? Signorina distratta? Ce l'ha con me, prof. Anche l'ultimo giorno, incredibile. Stavo seguendo. Lo so che stavi seguendo, ma io non posso resistere alla tentazione di prenderti in giro. Elisabetta Renzi, quando ha fondato le Maestre Pie dell'Addolorata, non aveva un e poi, non poteva immaginare che cosa sarebbe successo dopo di lei. Non poteva immaginare che la famiglia da lei fondata sarebbe arrivata addirittura in Louisiana. Quindi, senza Elisabetta Renzi, noi non avremmo mai avuto la missione delle Maestre Pie in Louisiana. È tutto chiaro? Quasi! Quasi chiaro, professoressa. Così è più chiaro, Giulia. Guardati un po' intorno. Se tu fossi sola, io sarei la prima a tremare, poiché di noi stessi non abbiamo che debolezza e miseria.
ma nostro Signore è con te dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Il nostro cuore sia pieno della volontà di Dio. Io non voglio se non ciò che Egli vuole. Io non amo se non quello che Egli fa. Professoressa, è tutto molto chiaro. Grazie per la spiegazione, era molto azzeccata. Piantala di fare il lecchino, almeno l'ultimo giorno. Ragazzi, vi prego, non fatemi fare brutta figura davanti a questi due amici. 23 ottobre 1947, 13 maestre Pie dell'Addolorata arrivano in Louisiana e qui trovano una grande separazione tra neri e bianchi. Com'era la situazione? In 1947, everything was different. The schools were segregated, including the church. When the whites would come in, and if they couldn't find a seat, we had to give them the seat. And we were the last one, after they have received the Eucharist, we was the last one to go and get the Eucharist. E com'erano le suore in quei primi anni? In 1947, the sisters were very nice to us, and they told us a lot. We had our math teacher, Sister Natalie, the music teachers, Sister Rose and Sister Catherine, and then we had Sister Anthonette and Sister Helen, and they all treated us real nice. Lorena, ci sei? Tu che cosa ne pensi? Oh sì, dunque, mi pare che le suore abbiano fatto... Professoressa, scusi, io lo so bene, posso? Le suore hanno aiutato tantissimo i ragazzi neri durante il periodo del razzismo in Louisiana e poi... Sì, sì, sì. Giada, comunque è chiarissimo, che come al solito sai tutto. Ma ciò che conta è che qui a Moroville le maestre Pie si sono distinte usando un linguaggio comprensibile a tutti, quello dell'amore, al di là del colore della pelle. E com'è adesso la situazione? Well, over the years, things has improved tremendously. Everybody, we're getting along together. We are going to the same school. We are sharing the same teachers. So everything is going beautiful. È tutto chiaro anche per te, Lorena? Lorena, attenta. The last day. L'ultimo giorno, visto che vi conoscono anche qui? Yes. Yes. Qualcuno di voi ha ben chiaro in testa che cosa vorrebbe fare da grande? Sì, Valeria vuole fare la velina. E allora che male ci sarebbe? No, ma dai, tanto non ti piglia nessuno. Al massimo puoi andare al Grande Fratello. Ma ti sbatterebbero fuori subito. Ma stai zitta, che non ti prenderebbero nemmeno a fare i provini. E a parte veline, calciatori e fratelloni, c'è qualcuno di voi che si vorrebbe fare suora? O prete? Ragazzi, piano, uno per volta, che entusiasmo. Ma lo sapete che Elisabetta era poco più grande di voi quando ha deciso di farlo? Vabbè, ma non fate quelle facce, non andava mica al patibolo. Valentina, sei ancora con noi? Puoi schioccare le dita? Anche le dita mi fa schioccare oggi, prof. È proprio strana. Va bene. Ha 21 anni Elisabetta quando decide di farsi suora e venire qui a Pietrarubbia. Ed è molto convinta della sua scelta, della sua vocazione. È innamorata. Molto più di Stefano e Laura. No, non è possibile. E invece è possibile. Chi vi dice che il vostro non sia soltanto un fuoco di paglia? Ma noi ci amiamo veramente. Può darsi. Telefonatemi tra una ventina d'anni. State a sentire che cosa scriveva lei da qui. E ditemi se questo non è amore. Vorrei che tutto il mio essere tacesse e in me tutto adorasse, che io me ne stia sempre sotto la grande visione di Dio.
Ma professoressa, ci può dare una buona ragione per decidere di diventare suora? Una buona ragione? Che potrei dire? Quel che vuole. Difficile rispondere, vero? No. Allora, chi siamo e dove siamo? Welcome to the Students in Rimini. My name is Madison Mayu and I'm a fifth grader at Sacred Heart School in Mooresville, Louisiana. Thank you, Madison. Give me five. E adesso chi mi aiuta a rispondere a Laura? Sister Sandra, diciamolo a Laura, c'è un buon motivo per diventare suora? Sentimi bene, Laura. To serve God as an instrument of His, to show the world God's love through our service, which is more needed now than ever. E io avrei un'altra domanda, ma la faccio a un'altra persona. Sister Antonietta, ma qui vi sentite missionarie? Sì, ci sentiamo missionarie, perché la povertà è di tanti tipi e si può essere missionari ovunque noi siamo. Chiaro, Susanna? Susanna, perché mi guardi così? È preoccupata per l'esame di maturità. Sì, non so come dire. Ci penso tutte le notti. You please, as a teacher, could you help me with Susanna? Mi aiuti con Susanna? Susanna, maturità passa. Come un twister, un tornado. Non vi posso lasciare da soli un momento. Il fatto è che già ci mancava, professoressa. Oh, basta con queste palline. Torniamo alle nostre linee e alla vita di Elisabetta Renzi. Allora, come vi ho detto, non è mai stata facile, non è stata una passeggiata, ma del resto le linee della vita non sono mai perfette. Solo quelle di Giada e Veronica sono perfette. Spiritoso. Sei solo invidioso. Basta, grazie. Immaginate che cosa accade alla nostra Elisabetta. Il convento dove va lei viene chiuso quasi subito a causa di un decreto di Napoleone e lei deve tornare a casa. Sì, sì, e poi cade da cavallo. Cade da cavallo. Giada, sei molto ben informata. Ma guardi che non è la prima volta che sentiamo questa storia. E questo non mi stupisce, visto che siete in questa scuola, ma io non volevo darvi informazioni. Volevo soltanto farvi riflettere sul fatto che queste storie non sono poi così distanti da voi. Allora, cade da cavallo e questo fatto la segna molto, è un episodio in cui rischia tanto, ma in qualche modo capisce che deve rinascere, ci deve credere, deve ripartire, un po' come voi. Cioè, lei vuole farci capire che nella vita deve succedere qualcosa che ci faccia scegliere come proseguire, come ripartire. Beh, sì, diciamo che ci possono essere momenti di incertezza, di smarrimento, di dolore, ma poi passa un treno che si ferma pochissimo e noi che facciamo? Lo prendiamo? Sì, ma dove va il treno? È proprio questo il punto, non lo sappiamo, però ci fidiamo, lo prendiamo e comincia il viaggio. Ciao. Bye bye.
Ragazzi, ma lo vedete che non è poi così difficile salire su un treno e fare un bel po' di strada? Siamo sempre negli Stati Uniti, in viaggio, un viaggio che sta diventando piuttosto interessante, quindi non vi confondete e cercate di seguirmi. Noi siamo alla ricerca di ciò che hanno fatto le maestre Pie dopo Elisabetta e stiamo andando ad Alexandria. Ah, questo ce l'ho io. Dal tuo dizionario d'amore va cancellata la parola scoraggiamento. Non devi discutere con il tuo io. Non occuparti delle tue sensibilità. Disperderesti le tue forze. Prof, ma quando ci porta lì con lei, Louisiana? Ma dov'è finita? Chiara, sono qui! Adesso non uscire, stai lì buona buona. Non avete ancora capito che siete qui con me? Sì. E adesso seguitemi. Follow me! Benvenuta alla Greco Hall. Grazie. Vieni che ti faccio vedere la casa. Sister Carla, che cos'è esattamente questa Greco Home? La Greco Home è una casa per le 8 ragazze che sono qui. Mm-hmm. Oggi ci sono anche i loro amici dalle mm-hmm. altre 2 case famiglia. Loro vivono qui, da qui vanno a lavorare tutti i giorni, tornano a casa, fanno i loro mestieri, in modo che possano imparare a essere il più indipendenti possibile. Lo staff e le suore, noi cerchiamo di dare l'affetto, ma anche il training, in modo che loro possano avere una vita migliore. È una vera famiglia. Senti, so che si chiamano Greco Home in onore del vescovo Monsignor Greco, sì, che ha fortemente voluto la vostra presenza dal 1947 qui, sì, in Louisiana. E gli inizi sono stati un po' duri. Mm-hmm. Per 2 anni le suore erano illegali, per cui il vescovo ha dovuto andare a Washington D.C. a perorare la causa presso la loro senatore John Kennedy, che poi diventerà il presidente degli Stati Uniti. Scusa un secondo. Beatrice, Luca, cioè riuscite a disturbare fino all'ultimo secondo? Per favore. Ci scusi, prof, noi credevamo che da così lontano magari... Magari ci confondevamo di più. Allora non avete ancora capito che siamo qua tutti insieme e io vi tengo d'occhio. E quindi le maestre Pie si impegnano anche nel campo della disabilità? Sì. E qua si respira davvero il calore di una famiglia come avrebbe voluto Elisabetta Renzi. Eh già, facciamo un brindisi. Assolutamente. Celebriamo. Cheers. Allora, brindiamo al rispetto delle diversità di colore e non solo, in Louisiana e anche in Italia. Eh già. Cheers. 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 E questa è davvero una bella vittoria.
E fidatevi di me, le suore si divertono anche molto. Prof, che fine ha fatto la Renzi? L'abbiamo lasciata che è caduta da cavallo, si è persa e si è ripresa. Poi se non vuole dircelo. Ma andava al trotto o al galoppo? E ringraziamo Serena e Cecilia, sempre così attente anche l'ultimo giorno. Chi di voi sa da dove riparte Elisabetta? Riparte da Coriano. È la sua risposta definitiva? L'accendiamo? Ma perché non la pianta almeno negli ultimi minuti di fare la prima della classe? Si dia una calmata! Risposta esatta Giada, commento esatto Stefano. Coriano, Elisabetta riparte da qui. E la sua prima missione è un conservatorio. Ma le piaceva la musica? Che strumento suonava? Lo sapevo, siete prevedibili. Mi dispiace deludervi, ma in questo caso la musica non c'entra niente. Il conservatorio era la scuola per le ragazze e le donne più povere. Questo è il suo vero inizio, la sua vera maturità. Eh no, prof, questa è una parola che non deve assolutamente dire. A me viene la pelle d'oca solo a pensarci. Pelle d'oca per una classe di polli? Sì, da spennare. Ragazzi, la maturità non è la madre di tutte le torture, è un passaggio importante della vita. E per Elisabetta questo passaggio è proprio coriano, pieno di difficoltà, di problemi. Per esempio, lei avrebbe voluto che la sua piccola comunità fosse accettata dalle suore canossiane, perché questo in qualche modo le avrebbe garantito un futuro. Però non è stato possibile, quindi nel suo caso, più che di maturità, possiamo parlare di maturazione. Ma prof, se aspettiamo la maturazione di Valeria dobbiamo stare qui per altri 20 anni. Ha parlato la saggezza in persona. Ragazzi, fatevene una ragione, ma prima o poi nella vita qualcuno ci dirà di no, esattamente come ha fatto Maddalena di Canossa con la Renzi. E noi possiamo decidere di dire basta, di smettere. Ma se siamo su una barca che ha qualche problema o che addirittura sta affondando, noi che facciamo? Ci buttiamo in acqua o cerchiamo di ripararla? Ce la vogliamo prendere qualche rischio o no? Mississippi, io spero che questo coso non abbia falle, perché se no sono fritta. Era il sogno della mia vita, salire su uno di questi barconi che sono la firma della Louisiana in tutto il mondo, insieme alla sua città più famosa, New Orleans. E questo non serve più. Desiderio di fare del bene, di pregare tanto per la gloria di Dio, nella casa di Dio. Ma qui il tempo passa e noi dobbiamo andare alla Fayette. Roberta? Sì, prof, mi scusi, cos'è che mi ha chiesto? Please, help me. Buonanotte, Roberta. Ah!
questo è il vostro posto, ragazzi. O per meglio dire, il vostro futuro posto. Speriamo, c'è ancora la maturità. Siete tutti pronti per l'università? Io e Stefano andiamo alla stessa facoltà. Questa è l'unica certezza, medicina. Teneri, troppo teneri. È tutta invidia. Io invece voglio fare qualcosa legato alla comunicazione, allo spettacolo. Sì, direttamente a Broadway, a Hollywood. Posso fare? Sono contenta che almeno sono riuscita a farvi ridere. Allora, qui non siamo a Hollywood, siamo a Lafayette. Questa è una città piena di studenti universitari e ci sono anche le suore. E che ci fanno qui le suore? Andiamo a vedere. Carità lieta e amabile. Non lasciar sfuggire nessun sacrificio, per quanto piccolo. Ciao Rimini, ciao a tutti, benvenuti nel nostro centro di ascolto. Avete una bravissima professoressa. Avete visto? Almeno qui qualcuno mi apprezza. Professoressa, io l'ho sempre apprezzata e non la dimenticherò mai. Alberto, io ero sicura che tu non avresti perso l'occasione per dire la tua, ma nell'ultima ora dell'ultimo giorno io te lo devo dire. Alberto, sei proprio un secchione! Oh, scusa, ma anche da voi ci sono gli studenti che difendono sempre i professori? Sì, ci sono, ci sono. Noi li chiamiamo secchioni, secchioni, un secchio grosso, un big... Bucket, big bucket. Alberto, big bucket! Che cosa ci fai qui? Here I'm a member of the staff. I do spiritual direction and I do counseling and I really like being here. This is our pastor, Father Chester. Hi. Hi. Ciao. E tutti loro cosa ne pensano? What do all of you think about having the sisters here? Ho bisogno di aiuto. Please help me. Send a message to Alberto. Ciao Alberto. Listen carefully. This is the symbol of our university. You can come here if you want, but Alberto, do not be a secchione. Oh, okay? Grazie. Alberto, questa qua te la mandano le maestre pie. Carissimo Alberto, ecco a te la targa antisecchionite. Io sono onorato di un suo regalo. Lo prendo come un augurio. E poi io so anche essere spiritoso. Però mi scusi, professoressa, non per farla prima della classe. No. Comunque, mi scusi lo stesso. Però, prof, oggi lei è un po' confusa. Non finisce neanche un discorso. Che cosa ha fatto Elisabetta Renzi a Coriano? Io aspettavo che qualcuno me lo chiedesse proprio per capire se quello che dico scivola via come l'acqua o qualcosina rimane. Guardate qui. Poco ci importino quelle notti che potranno oscurare il nostro cielo. Se Gesù sembra dormire, riposiamogli accanto e stiamocene molto calme e silenziose per non destarlo. Ma aspettiamo nella fede. Elisabetta non abbandona la nave anche quando le risposte non arrivano. Deve creare una famiglia nuova. È un passo importante. Scrive delle regole e così nascono le maestre pie dell'Addolorata, che voi conoscete bene. Chiedo scusa, professoressa, ma allora noi siamo qui per quella decisione? Esatto, siamo qui proprio per questo. Vi pare poco? Ma che valore può avere questa decisione, oggi o nel futuro? L'unica che ci può rispondere è colei che ha raccolto l'eredità di Elisabetta Renzi. Buongiorno, madrelina. Buongiorno, Francesca. Nella nostra società che dà valore all'effimero, credo che noi siamo chiamate ad esercitare il ministero di alimentare la vita vera,
quella che coinvolge la parte più interiore dell'uomo, l'anima, la mente, il cuore. L'ambito educativo privilegiato è sicuramente la scuola, ma poi c'è la parrocchia, le case famiglia, le case per disabili, i pensionati. Noi continuiamo a tessere la nostra storia, camminando verso il futuro, facendo fare alla persona l'esperienza dell'amore di Dio, quell'essere sotto la grande visione di Dio che dà sicurezza alla persona e la costruisce. Ragazzi, vorrei ringraziarvi per aver vissuto con noi questi 5 anni, ma soprattutto perché vi ho visto veramente attenti. Grazie davvero. Grazie davvero perché mi avete fatto fare una bella figura e grazie a te, Robby, che sei rimasta sveglia per ben 1 minuto. Buongiorno, ragazzi. State comodi. Vi ho riportato la vostra insegnante per gli ultimi minuti. Grazie. Ciao. Eccoci qua, Ci siamo. Ultimi minuti, niente recupero, niente supplementari. Domanda facile facile. Chi vince? Cos'è la finale di Champions League? No, la Coppa del Nonno. Capisco, la domanda è imbarazzante. Vediamo se così va meglio. Proviamo a rispondere insieme. La vostra partita comincia domani, là fuori. E sarà una partita dura e senza esclusione di colpi. Io non vi dico di tirare fuori le unghie e i denti, ma rispettate sempre chi vi troverete davanti. Usate coraggio, ispirazione. Avete tutta una vita da giocare. Fatelo da attaccanti, da protagonisti, senza star sempre a pensare a difendervi. Guardate dritto negli occhi chi avete davanti. Dimenticate la parola paura e ricordate soltanto una parola: amore. E quando sarete là fuori, salite su una macchina che fa il caso vostro, con il pieno di benzina. Andate dritti davanti a voi cercando di non tagliare la strada a nessuno e non fermatevi ogni momento. La vostra meta è sempre oltre il vostro sguardo. Meraviglia guidare su queste strade della Louisiana, sono extra large, ma del resto qui tutto è extra large. Bisogna andare piano, tranquilli e non distrarsi, giusto Roberta? Professoressa, questa volta si sbaglia, sono attentissima e tra l'altro poi mi sono anche iscritta a scuola guida. Oh, bene, fammi sapere dove guidi così evito la zona e ricordati di prendere un caffè doppio prima di mettere in moto. Oh, questa strada ci porta dritti dritti in una grande città della Louisiana. Shreveport. Il tempo che imparo a dirlo e siamo arrivati. Abbiate solo un'anima e un solo cuore in Dio. Oh, ed eccoci qui nel downtown di Shreveport, che è proprio il centro commerciale, il cuore della vita della... Sì, insomma, no, io vi assicuro che le persone ci sono e che qui vivono in macchina. Voglio venire anch'io! Ma se tu riflettessi, Chiara, capiresti che sei già qui con me. E a proposito, fai attenzione perché tra poco... Excuse me, what time is it? Tra poco suona la campanella e Tana libera tutti, vero? Tra poco, Chiara. Ring! Benita, it is finished. Vedete che sono qui in ottima compagnia perché sono circondata dalle mie sister e in particolare da sister Martinetta, alla quale rivolgo subito una domanda. Questa è la vostra casa madre, Mother House. Perché? Questa è una casa per la nostra comunità, il primo fatto in America.
per tante cose. Le suore anziane, una casa di formazioni, una casa di accoglienza e una casa piena di amore per tutte. Una casa piena d'amore per tutti? Quindi che dite, ragazzi? Vogliamo entrare? Possiamo sì, entrare? Certo. Mi piacerebbe fare un giro, eh? Avete visto che bravi così piccoli e già parlano inglese? Loro? Come si chiama questa scuola? La scuola si chiama Child Development Center Elisabetta Renzi ed è una scuola che accoglie bambini da un anno e cinque anni e la cosa bella è che è aperta a tutte le razze e le religioni. E la cosa ancora più bella è che il nome di Elisabetta Renzi è legato ad un altro centro d'aiuto e solidarietà, right? Right! Giusto! Professoressa, dove sta andando? Serena, stai serena e seguimi. Vedete? Elisabetta ha ispirato anche questo e quindi, come vi dicevo prima, basta con la paura e se ci concentriamo sull'amore, questi sono i frutti. Viva l'amore! Stefano, ti amo. Oh, l'amore non è solo quello fra Stefano e Laura. Quello che ci circonda qui è l'amore di Elisabetta, vero Sister Margaret? Absolutely. The Renzi Center is here to help children from the area to develop and discover their artistic skills. And what we give to them, we hope that they will give to others as a domino effect in the community. They've done some drawings to demonstrate their love that they have, and they wanted to share that with you. Thank you. Love. 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 Ah-ah. Vedo che l'argomento love ha acceso un vivace dibattito. E voi due? Vi siete moltiplicati? Fuori di qui, vi bacio il prossimo anno. Arrivederci. E non credo. Torniamo a noi. Ma non mangiamo niente? No, purtroppo c'è poco tempo. Banchetteremo un'altra volta, Monica, mi dispiace. Prima devo finire la storia. Ma quale storia? La storia che ci ha permesso di stare qui insieme per tutti questi anni. La storia di una donna che ce l'ha fatta. Una donna che ha fatto il suo viaggio. Un lungo viaggio. Ci sono dei momenti che restano impressi. Oggi, per esempio, facciamo un sacco di fotografie. Professoressa, ferma, che le faccio una foto! Anch'io, anch'io! Basta così. Lo volete conoscere, uno dei momenti più importanti della vita della Renzi? Beh, a questo punto... Sì! 29 agosto 1839. Elisabetta, con 10 compagne, veste l'abito delle maestre Pie dell'Addolorata. È l'inizio di tutto. Da qui si parte e non ci si ferma più. Louisiana, Messico, Brasile, Bangladesh, Zimbabwe e chissà ancora dove. Quando a noi si presenta un grave dolore e un minimo sacrificio, pensiamo subito che quella è l'ora nostra, l'ora nella quale noi proveremo il nostro amore a colui che troppo ci ha amati. Lo capite allora? Per voi deve cominciare tutto. Avete in mano la vostra vita. Scusi? È tardissimo. Ragazzi, il tempo corre.
E io vi devo davvero salutare. Professoressa, ma non è stanca con tutti questi giri che ha fatto? Ne abbiamo fatti insieme. Avete visto, basta crederci e questi muri, come tutte le barriere che troverete nella vostra vita, si possono abbattere. Basta volerlo e amare, come abbiamo visto. Ma adesso è proprio tardissimo, non c'è più tempo. Chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi, non sto scherzando, forza, chiudete gli occhi. Ma prof, che cosa ci fa fare? Non c'è tempo per spiegare, chiudete gli occhi, tutti. Chiudete gli occhi, subito. Anche tu. Ci siete tutti, tutti a bordo? Allora le chiudo anch'io. E il viaggio può davvero iniziare. Ecco, ora aprite gli occhi e camminate. La lezione è finita. Comincia la vita. Gave them life, they gave us heaven, laughter.